Applichiamo con il nostro pennello a lingua di gatto, preleviamo il prodotto occhio chiuso e andiamo a tamponare per poter uniformare bene il prodotto. Questo lo applicheremo su tutta la palpebra mobile, quindi esattamente fino al vostro incavo. Andiamo a ricoprire bene, non deve essere completamente ben uniformi. Va bene, allora cazzo. Benissimo. Ora l'applicazione sotto, quindi sempre con il nostro ombretto numero 16, un pennellino a sbieco che si chiama sbieco liner, guarda in alto. Non preoccupatevi anche se il prodotto cade sotto l'occhio, perché con un pennellino morbido andremo poi a togliere l'eccesso alla fine di tutto. Perfetto. Ora andiamo ad applicare invece l'ombretto scuro, quindi il numero 21, sempre Absolute Shadow, sempre con il nostro pennello a lingua di gatto, occhio chiuso. Andiamo esattamente sopra, partendo dall'esterno e ci spingiamo nell'interno. Quindi andiamo proprio ad intensificarlo ancora di più. Benissimo. Stessa realizzazione con il nostro pennello a sbieco, ripassiamo sempre dall'esterno interno, stiamo un pochino più sotto ancora, dobbiamo creare ancora più spessore sotto. Benissimo, e questa è l'applicazione netta. Ora con un pennello a goccia andiamo a sfumare il tutto, quindi andiamo lungo la zona perimetrale e con dei movimenti proprio semicircolari in forma di salino andiamo praticamente a creare il passaggio cromatico. Quando arriviamo nell'angolo, proprio nel corner esterno dell'occhio, facciamo dei piccoli cerchiettini. Questo ci permette ancora di più di essere ancora più morbidi come effetto finale. Guarda in alto, andiamo sotto, benissimo, tieni pure aperto Greta, così. Se abbiamo necessità ancora di intensificare, prendiamo ancora un po' di scuro e lo applichiamo sempre dall'esterno verso l'interno. Occhio chiuso. L'importante è che l'applicazione venga fatta tamponandolo ed è solo la sfumatura che invece si striscia praticamente il pennello. Occhio aperto. E voilà. È un look molto particolare. Tra l'altro siamo proprio in periodo di Festival del Cinema di Venezia ed è un look che si è visto molto sulle passerelle. Andiamo quindi ad applicare la zona punto luce, che si trova esattamente sotto l'arcata sopraccigliare, con il nostro ombretto numero 22. Prendiamo un altro tipo di pennello, sempre a lingua di gatto, che è il nostro numero 10, e andiamo ad applicarlo sempre tamponando sotto l'arcata sopraccigliare, sempre dall'esterno verso l'interno. Il tutto poi, tirando proprio col pennello, si creerà benissimo un passaggio cromatico.
La matitaniera è messa solamente in esterno. In questo tipo di look non l'abbiamo messa internamente, non è un vero e proprio smokey eyes, perché lo smokey eyes invece necessita anche della matita all'interno. Ma questa è la tendenza di questo inverno, dove non è prevista, insomma. Andiamo quindi a togliere l'eccesso di prodotto che è caduto.